Alle porte della città di Roma, nella Valle del Sacco, sorge Colleferro, città dai mille volti. Luogo in cui la storia antica si unisce al rapido sviluppo industriale. Colleferro è un comune di oltre 20.000 abitanti che occupa uno spazio geografico a sud della provincia di Roma. Noi siamo una delle ultime città della provincia di Roma a confine con la provincia di Frosinone e siamo raggiungibili attraverso il casello autostradale con l'uscita di Colleferro, attraverso la stazione ferroviaria di Segni Paliano Scalo, quella che oggi chiamiamo la stazione di Colleferro, e attraverso la via Casilina, la strada regionale Casilina. È al centro della Valle del Sacco ed è di fatto la porta dei Monti Lepini. La storia di Colleferro e il suo territorio hanno radici antichissime. Il luogo che oggi ne raccoglie le testimonianze è il Museo Archeologico del Territorio Toleriense. Il Museo Archeologico è praticamente l'atto conclusivo di una ricerca che dura dagli anni 70, un percorso archeologico che va dalla preistoria fino ad arrivare al Medioevo. Il museo offre anche questo servizio verso un pubblico principale che è quello delle scuole. Il ruolo è quello strettamente didattico, ma anche il visitatore non scolastico può trovare attraverso il percorso che fa degli elementi di supporto in modo che possa capire quello che all'interno c'è nelle vetrine. E questo è il sistema museo. Addentrarsi nel percorso museale è fare un passo indietro nel tempo e più precisamente nell'area paleolitica, quando a popolare queste terre, profondamente diverse da come le vediamo oggi, vi erano animali dalle dimensioni mastodontiche. Risale a 350.000 anni fa il materiale paleontologico scoperto e pertinente essenzialmente ad ossa di animali preistorici ormai estinti. La situazione immaginabile di quel periodo è quella dell'Africa attuale, più o meno, delle savane africane. E in questo contesto sono state trovate le ossa di ben 5 elefanti. Seguendo una direttiva di non avere più una ricostruzione ossea, dove poi la maggior parte delle ossa sono dei calchi, ma ad arrivare a una ricostruzione didattica in cui scientificamente viene ricostruito l'elefante. Ora quello che si vede non è completo, è completo al 70%, ma qui il bambino, l'adulto o comunque chi ignora com'era l'elefante potrà vederlo nella sua struttura primitiva, cioè in scala 1 a 1 ricostruito secondo canoni che vengono dettati dal pool di paleontologi che ci sta lavorando e che sta lavorando sul restauro anche delle ossa che sono poi all'interno delle vetrine che appartengono agli elefanti originali, ma potrà anche vedere esattamente nelle sue piccole parti com'era fatto un elefante. Questa è stata una città essenzialmente di tipo industriale, ha sviluppato il suo tessuto intorno all'industria. Oggi sicuramente siamo importanti e fondamentali all'interno del panorama nazionale perché qui c'è una importantissima produzione dal punto di vista dell'aerospazio. Colleferro è l'unica città italiana a sedere nel consesso europeo della CVA, della comunità delle Ville d'Ariane, che raggruppa tutte le città europee che producono spazio. Ed è un orgoglio, ma è anche un grande volano per l'economia locale. Disseminato di luoghi di culto, Colleferro accoglie nella sua chiesa principale i suoi simboli. Entriamo così nella chiesa di Santa Barbara, la cui facciata ricorda le arcate dell'antico castello. Fu l'ingegnere Leopoldo Parodi Delfino, lo stesso che insieme al senatore Giovanni Bombrini, nel 1912, fondò la storica fabbrica di esplosivi,
a volerne la costruzione esempio di architettura razionalista. All'interno lo splendido mosaico del Mazzacurati si erge nel presbiterio. Tessere colorate riflettono la luce, ritraendo la santa patrona della città, oltre che la fabbrica di Tritolo, al centro del drammatico scoppio del 1938. Tra i luoghi che certamente meritano di essere visitati a Colleferro, vi è il Museo delle Telecomunicazioni. Decine di metri quadri ospitano il percorso tematico, articolato in ben 20 sezioni, di strumenti e cimeli di varie nazionalità, molti dei quali rari o addirittura esemplari unici. Una storia che dalla loro creazione ne ripercorre le successive evoluzioni tecnologiche. Questa collezione nasce per puro caso. Siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale e bisognava dismettere, mandare in fonderia tutto il materiale militare utilizzato durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo allora tenente, attento e anche appassionato di questi oggetti, decise di prenderli a peso. E da allora, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, è iniziata questa sorta di collezione. Noi qui ci troviamo nel settore dell'intelligence. Negli altri settori si possono vedere la serie dedicata alle radio, alla telegrafia. Il fiore all'occhiello di questa collezione e di questo settore è l'Enigma. L'Enigma è la macchina crittografica utilizzata durante sempre la Seconda Guerra Mondiale dalla Germania. Ne sono rimaste pochissime in tutto il mondo. Noi abbiamo la fortuna di averla in questo museo. Fiore all'occhiello del museo è la piccola sala dedicata alla collezione Marconi, luogo in cui vengono gelosamente custoditi gli oggetti originali appartenuti al premio Nobel per la fisica, oltre che inventore del radiotelegrafo. Nel piano interrato trova spazio la bellissima mostra permanente del modellismo e del collezionismo dell'Associazione Culturale Modellisti Colleferro, un vero paradiso per grandi e piccini. Siamo nati circa 20 anni fa, eravamo un gruppo di amici, ognuno interessato a una piccola cosa, chi con i treni, chi con le navi, chi con le automobiline. Un giorno decidemmo: perché non ci riuniamo e facciamo un'associazione? L'abbiamo fatta e lo facciamo nel miglior modo possibile e abbiamo anche dei riscontri con notevole successo di pubblico e di altro. Il viaggio nella città di Colleferro termina nel suo luogo più suggestivo. Qui il tempo sembra essersi fermato, proprio come nella mente di chi quei luoghi li ha vissuti, quando sotto il rumore dei bombardamenti l'intera cittadinanza si riconosceva in un'altra grande famiglia. Il nostro viaggio termina nei rifugi antiaerei. Nascono originariamente come delle cave di puzzolana. Si estraeva la puzzolana sotto per costruire sopra. Poi arriviamo alla Seconda Guerra Mondiale. Ai primi sentori della guerra, puntualmente a Colleferro suonava l'allarme, la gente scendeva qui sotto, lungo questi percorsi c'erano delle panche, la gente si sedeva, chi speruzzava la maglia, chi leggeva i giornali, chi raccontava qualche storiella, aspettando il cessato allarme. Quando la guerra divenne più forte, dalla spinta da Cassino verso Roma, dallo sbarco di Anzio e Nettuno, questi luoghi divennero
residenza fissa dei cittadini di Colleferro ed oltre 1500 persone dall'8 settembre 1943 fino a giugno 1944 si stabilirono qui sotto, rendendo questi luoghi il più vivibile possibile, tant'è vero che vennero definiti come una sorta di città sotterranea. Si snodano per circa 1200 metri, abbiamo creato degli ambienti dove nella prima parte raccontiamo la storia, nella seconda parte l'abbiamo dedicata all'arte, dove periodicamente facciamo delle mostre di pittura, di fotografiche e di artisti varie, e l'ultima parte l'abbiamo dedicata alla memoria, dove ci sono oggetti militari e oggetti civili di uso familiare. Colleferro, come tutte le città di fondazione, impersonifica per certi versi il secolo breve, il Novecento, e lo fa attraverso tutte le caratteristiche di una città appunto del secolo passato, dall'architettura liberty e razionalista, passando per la chicca dei rifugi e coniugando questa voglia di modernità e di passaggio dall'età antica, insomma, al contemporaneo, anche attraverso un rapporto sincero e costruttivo con l'antichissimo. Perché se c'è il Novecento c'è anche la parte paleontologica. Per questo motivo Colleferro, per gli amanti di quel tipo di storia e per quel tipo di beni culturali, è essenzialmente un unicum, davvero a servizio di chi vuole venire comodamente a visitarla, appunto per la sua anche posizione strategica, con il casello, con la stazione, con i collegamenti viari che la pongono al centro di un territorio importante come quello della provincia di Roma, della città metropolitana di Roma Capitale, ma con un'apertura seria e consistente sia sulla provincia di Frosinone che sulla provincia di Latina, che con noi confinano. Ad una manciata di chilometri da Roma Capitale, Colleferro è la città che coniuga il fascino di un passato antichissimo alla storia del Novecento, mettendoli a servizio di chi decida di visitarla.